Bentornati su Acquari Low Cost. A questo video è per spiegare come si fa a sapere prima di mettere in acquario un materiale, sapere sapere se è calcareo oppure no. Prendiamo anche una roccia, mettiamo che oltre al fondo mettiamo una roccia, una prova che consiglio di fare anche se avete preso i prodotti in un negozio di acquari, perché molto spesso, nonostante io non calcareo scritto in modo evidente, in realtà poi dopo dopo dei mesi si scopre che quel ghiaino è calcareo. A quel punto diventa un dramma, perché se avete bisogno di abbassare il pH e avere un'acqua comunque tenera, diventa un problema perché non ci riuscirete mai. Dovete rifare l'acquario perché voi abbassate il pH, si scioglie il calcio che è contenuto nel ghiaino e vi rialza la durezza e il pH, per cui non ci uscite. Dovete rifare l'acquario e rifare il fondo. Per cui è bene saperlo prima. Per fare la prova è molto semplice. Regia inquadra i prodotti che andremo a utilizzare: l'acido muriatico e il Viacal. Ora, giusto perché ce l'ho e giusto perché io all'inizio sono partito con il Viacal, però posso già dirvi che il Viacal è da escludere perché alla fine è molto meno potente dell'acido muriatico, per cui in realtà a volte non è veritiero. Cioè, a me ad esempio sulla E sabbia, diceva che che non era calcarea la sabbia, in realtà poi con l'acido muriatico adesso vi farò vedere che è calcarea. questo Comunque test è appunto per vedere se comunque un materiale è calcareo oppure no. Poi il fatto che un materiale sia calcareo non è che non ci permette di fare l'acquario. Bisogna sapere quello che vogliamo fare, nel senso che se volete un acquario con pesci, con poiscilidi, quindi guppi, plati, portaspada, il materiale calcareo non è che sia più dannoso. importante, non è dannoso, esattamente, non mi veniva a fare. Non è dannoso perché alla fine sono pesci che vivono in acque dure, come i ciclidi africani e come comunque altre specie, non moltissime in realtà. Se usate materiale calcareo, avete non molta scelta su poi i pesci, però insomma si può fare anche un acquario. Io le faccio anche con sabbia appunto edile, poi metto guppi, pleti. Questo è l'apilo vulcanico e io so già che i risultati saranno sabbia edile calcarea. L'apilo vulcanico no. Questa è una roccia che dovrebbe essere calcarea. Comunque adesso controlliamo. Bene, allora prendiamo un po' di sabbia, abbiamo due bicchierozze. E non facciamo solo con Con l'acido questi muriatico. prodotti, Cioè, da dire di fare molta 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 attenzione perché c'è scritto che sono irritanti. Facciamo vedere che fregge come le patatine fritte. E voilà. Questa è decisamente calcarea. Siamo d'accordo? Sì. Ecco, se frigge il materiale significa che è calcareo. Se invece non frigge, come dovrebbe fare questo che è l'apilo vulcanico, il materiale significa che non è calcareo, quindi idoneo se dovete fare un acquario che poi non vi alteri, che dove il materiale poi non vi alteri i valori. Qui buttiamo sempre l'acido e vedete che non frigge. Non è buttiamo un calcareo. pochino su questa roccia per vedere, se non ricordo male, questa è calcarea. Mettiamo un pochino, se no facciamo un disastro. No, invece pare che non sia calcarea. Ah, mi ricordavo male. Non è calcarea, altrimenti avrebbe fritto come.